La lettura di oggi dura meno di 4 minuti, ma vi sembreranno molto più lunghi, come una notte passata ad ascoltare la pioggia, come i giorni che scorrono sospesi, come l'attesa di sapere come andrà a finire. È il racconto, scritto di getto, dei giorni seguenti l'alluvione in Emilia-Romagna, mentre si era circondati dall'acqua, dal fango, dalle emozioni. Ascoltatela di sera, ad occhi chiusi, stringendo una mano amata. State ascoltando Perfetti Sconosciuti, un podcast dove il piacere di leggere incontra il piacere di scrivere. Io sono Claudio Di Filippo e in ogni puntata sceglierò un testo scritto da voi e gli darò voce per farlo conoscere al nostro pubblico. Ma scopriamo subito il perfetto sconosciuto di oggi. Buon ascolto! Non rimane solo fango, di Gianni Gozzoli. Legge Claudio Di Filippo. Alla fine di tutto non rimane solo il fango. È iniziato a piovere e sono uscito di casa senza pensarci. Cammino e mi bagno. Almeno l'ombrello potevo prenderlo. Torno indietro, abbasso la testa, cammino veloce, ma ormai sono fradicio. I piedi freddi. La pioggia che ti è entrata anche dentro i vestiti. Pozzanghere, acqua, fango, tutto in un attimo. Perché l'acqua sa tutto, ma non ti dice niente. Dicono che sta arrivando la piena del fiume e di andare ai piani alti, di fare in fretta che l'acqua passa dappertutto, non la fermi. Lei passa inesorabile come la vita, come la morte. Come le cose che smetti di desiderare. Cosa mi porto via? Cosa decido di salvare? Allora scopri che hai un mucchio di cose che non ti servono a niente, perché uno sguardo, un abbraccio, un bacio, una risata, quella volta che hai baciato gli occhi chiusi dell'amorosa, non stanno nel cassetto del comò. Quelle sono cartoline per l'anima. Quelle che appendi vicino al tuo cuore e se non ci stanno devi metterle al posto degli occhiali. Poi ci sono i libri che hai letto, i film che hai visto, la musica che hai sentito. Poi capisci che per quello ormai non basta la tua testa, figurati una valigia. Iniziano a chiamare al telefono. Dicono di non muoversi. A me, che non parto mai. Che anche se vado via rimango sempre qui, come canta Casadei. È arrivato il fiume in piena. In un attimo. Ha allagato tutto. Io non ci credevo. Una fiumana. Adesso stiamo tutti zitti. Si sente solo l'acqua scorrere che non finisce più. Allora penso a quelle mattine che mi sveglio e penso ai sogni fatti, alle cose che potevo fare e non ho fatto, alle cose che ho solo sognato. Stivali, badili, gommoni, abbracci ed elicotteri. Giulio ha 16 anni e va in giro a chiedere se c'è bisogno. Alberto e Gina hanno perso tutto quello che avevano. Non sono riusciti a portare via neanche le foto del matrimonio, il ventaglio preso a Roma, il ragù nel freezer e il vestito della sorella morta da piccola. Però Gina si è portata dietro un plaid tutto coperto di fango. Poi ha guardato Alberto e si sono messi a ridere. E dopo hanno provato a ridere ancora. Ma arriva una telefonata. Due loro amici non si sono salvati. Non hanno fatto in tempo. Sono morti come topi, in cantina. Alla fine di tutto non rimane solo il fango. È notte, guardo fuori dalla finestra, il campo di grano sembra un lago, è tutto sommerso. Piove ancora e si sentono solo rumori di elicotteri. Sono tanti e sempre di più. Poi nel campo arrivano le lucciole. Sono tante, sempre di più. Mi ricordo quella sera che siamo andati al mare e camminavamo sulla spiaggia.
Ci tenevamo per mano ed era pieno di gente. E questo era il perfetto sconosciuto di oggi, letto da me. Per saperne di più, trovate un profilo dell'autore e alcune note sul brano nella descrizione dell'episodio. Per questa puntata ringrazio semplicemente Gianni, e non solo per avermi concesso di leggere questo suo brano. Autore di podcast, formatore radiofonico e organizzatore di eventi, è lui ad avermi fatto incontrare il mondo dei podcast e desiderare di crearne uno tutto mio. Ma soprattutto, c'ero anch'io ad ascoltare la pioggia quella notte tra il 16 e il 17 maggio 2023. Questo testo parla anche di me, di tutti noi che c'eravamo, che ci siamo ancora, che non ci siamo più. Continuate a mandare i vostri testi originali, pagine di diario, poesie o racconti brevi, all'indirizzo perfettisconosciutiilpodcast@gmail.com. Specificate un titolo, il vostro nome o uno pseudonimo e, se volete, anche una dedica. I prossimi Perfetti Sconosciuti potreste essere voi. E non dimenticate di condividere il podcast e di passare parola. Alla prossima puntata!